Ciao amici di Gorizia TV, tantissima gente mi ha detto vai a vedere quella galleria, sono 2 mesi che è ferma lì, chiusa e non ci lavora nessuno. Allora eccomi qua, guardate un po' quanto che costa. Bene, questa allora galleria, sono qua alla galleria Bombi, che varie persone mi hanno detto vai a vedere perché i lavori non sono ancora iniziati e apriranno questa galleria, così dicono, in dicembre. Però mi ha detto vai a vedere cosa costa anche, no? Allora, quadro economico, 2.095.000 euro, guardate il costo. E il bello, guardate, lo vede, vengo più vicino, io spero che l'ho beccato, vediamo un po', sì, l'ho beccato, io con la mia vista. Comunque, mi dicono che qua non c'è nessun movimento, qua hanno fatto delle cose, guardate un po', che praticamente qualcheduno non può neanche filmare, no? Ma noi invece adesso io metto un attimo in pausa, vedi, andate in questo buco qua. Bene, sono riuscito a trovare il buco, guardate un po', sono oltre 2 mesi che è chiusa questa galleria e qua praticamente non c'è nessuno che lavora, non c'è un camion e sono 2.095.000 euro destinati a questa galleria che praticamente è già 11 volte chiusa, fatta dei lavori perché spandeva, poi qua hanno dormito gli stranieri sotto la galleria, che ci sono venute varie TV e varie cose, e adesso l'hanno di nuovo richiusa. Ci sono delle persone povere che mi hanno detto vai lì, Robby, perché devono fare il giro del mondo. Perfino ci sono 2 disabili con la carrozzella, che mi ricordo all'epoca avevo parlato anche con Romoli, e Romoli aveva detto sì, va bene, e aveva aperto l'apertura, aveva fatto un passaggio e tutte queste cose qua. Adesso l'hanno di nuovo richiusa per altri lavori, perché si sta espandendo in un modo pazzesco, grazie all'ascensore, no? All'ascensore che deve andare su un castello che è ancora lì chiuso, no? Che da una vita che hanno speso una botta di soldi, eccoli qua. E qua non c'è nessuno. Apertura per dicembre. Tanta gente dirà: ma sì, ma è agosto, ma bisogna fare i lavori, amici. Io capisco che sia agosto, ma in Slovenia la gente lavora quando che c'è da fare, eh? E questo ve lo faccio vedere così, guardate un po'. Ecco, questa è la galleria Bombi. Bene, che all'epoca venivano a salvarsi la pelle quando buttavano le bombe, e in Trasalpina ci sono 600 bombe, speriamo che non scavino ancora, che non trovino altre bombe. Allora, chiudo qua e speriamo che qualcuno faccia qualcosa, o se no apra sto pezzo finché quando ho iniziato i lavori, non ho capito. Chiudo qua, è per la gente, amici, è per la gente. Sì, mi sono dimenticato, no, ho lasciato il pezzo, e c'è scritto anche attenzione, uscita automezzi. Ma vedremo, come avete visto, praticamente non c'è nessuno, non c'è nessuno. E qua c'è ben sigillato, sigillato in un modo pazzesco, ragazzi. Non sigillavano mai in tanti anni ste robe. Adesso automaticamente forse non vogliono che nessuno filmi. Però questa è la realtà, ragazzi, Questa è la realtà. Chiudo qua. Bene. Prima mi hanno Bene, dato allora sono male i arrivato con un servizi, altro adesso sistema, arrivo con un io allungamento per la con il nostro telecamera, servizio. Andiamo ma alla a vedere fine non sono come si riuscito a filmare riesce niente a dall'alto e ho filmare chiesto, tutto. sono andato a prendere Bene, una cari scala e amici, grazie a ho Dio provato che ho in tutte le filmato. maniere, Guardate un po'. però stavolta ci sono riuscito. Mi sono fatto imprestare una scala e qua, come che vedo, se vedete bene, non c'è né un camion, non c'è nessuno. Guardate un po'. Guardate, 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 guardate. Vedete? Questa è la galleria Bombi. Ecco il servizio dalla parte da Piazza Vittoria. Ecco qua. Hola, come che vedete, è tutto libero. Libero. Eta, che non riesco a vedere, eccolo qua. Dove sei, galleria? Laggiù in fondo, vella lì. Vedete? Adesso io vi filmo così, piano, lentamente. E questa è la galleria Bombi. Ok, amici? Bene, sono riuscito grazie alla scala.
a filmare il tutto. Gallerie bombi e tutto il resto. Ok, Bene, avete vediamo un visto il po' dalla servizio? Ho parte dovuto del andare a prendere la scala per poter servizio. filmare meglio perché veramente non riuscivo. Allora speriamo che si sveglino.